Lorenzo. Roma 2955. 2955. Sì. Professione? Lavoro in abbigliamento con mia moglie. Sì, i miei suoceri hanno un negozio di abbigliamento. È in via Portuense. Fino all'arresto. Negli anni 80, 1980. Lavoravo con mio padre, si interessava di macchine agricole messe fuori uso e le ricompravamo per metterle a nuovo e rivenderle. Questa posizione del negozio dei tuoi suoceri qual è? Cioè, come? Allestisco vetrine, vado a prendere gli ordini che arrivano ai corrieri e cose varie. Commesso? Sì. Fattorino? No, commesso nell'ambito dei negozi. C'era una retribuzione per questa attività? C'era la spartizione degli utili a fine mese. Sì, mia moglie più che altro. Ma poi, quindi lei viveva alle spalle di sua moglie? No, lavoravo insieme a mia moglie. Dai miei suoceri. Però la sua moglie era il socio. E beh, il socio essendo la figlia dei proprietari. E lei era dipendente? Sì. Arrivavano tanto al mese? No, usufruivo di quello che veniva fuori dal guadagno dei negozi. Va bene. È stato processato lei? Processato i processi banda della Magliana. Processo Lucioli, Pestarini e... Sì, c'è una condanna definitiva per possesso di un'arma. Un'arma da fuoco, un calibro 38. E basta. Sì. 2 anni e 9. Ma quando è avvenuto questo? Quando è che era l'arma? Ottobre 82. Rapporti d'amicizia con Castelletti, Pigoni, Paradisi, Abbadino e Giuseppucci. E gli altri deputati? No, non conosco nessuno proprio. Avete? No, mai. Abbadino non lo vedo dal processo Pestarini, dall'istruttore Pestarini. 83. 83. A tempo era rapporti normali? Rapporti normali, di conoscenza, d'amicizia, di quartiere. Era più amico di Abbadino o di... Ma no, era amico, né più e né meno di chiunque degli altri. No, penso che non ci sia né astio, c'è solo la comodità di Abbadino, conoscendo tutte le fasi processuali, da 15 anni siamo imputati assieme, e possa aver attinto da queste fonti, da queste carte processuali. Sì, fu scarcerato e rimesso in libertà per decorrenza dei termini. E in quell'occasione mi disse che c'era stato un errore e potevo essere riarrestato. Lei poteva essere riarrestato? Sì, e me rimasi a disposizione del commissariato San Paolo e mi ricoverai presso una clinica in Roma. E avvertì io stesso il commissariato che mi trovavo in quella clinica, dove poi fui arrestato. Dopo quanto tempo fui arrestato?
sei giorni. Paradici Giorgio, 4-12-48, nato a Roma. Professione? Niente. Non ha mai avuto un'attività lavorativa? Saltuarie, quello che capita. Ristorante. Sì, no, ho gestito un ristorante a Grotta Rossa, 3 anni. Io e mia moglie è l'intestatario della licenza. Venivano sempre i guardi, alla fine mi ha attaccato a chiudere. Niente. No, No, la licenza era regolare. Perché ho avuto una denuncia di Sicilia, no? E allora le guardie dopo mi hanno trovato. E io sono pregiudicato, questi vengono sempre, mi vengono a controllare. Furto, per droga e basta. Poi sono stato. Ho preso 4 anni e mezzo per droga. Poi, in che anno? Nell'80. Sì, ho fatto tutto, ho fatto il cumulo, ho pagato tutto e siamo sempre a cavallo. Sì. Sì. Conosco tutti quelli che sono di fermi, Abbadino, i fermi di polizia lì a Via Rico Fermi, tutte le mattine aspettavamo che arrivavano i guardi, perché era un periodo di nulla facenti. Qui? Allora, non conosco né Montegrande, né Di Gennaro, né Catracchi, né Tobia, e basta. Giuseppe Puccio conosco, Abbadino lo conosco, Danesi lo conosco, Ogliaro lo conosco, sì. Io no, lui sì. Lui c'ha una 20 anni, mi sembra, no? Io ho appunto di casa anche per te. Lei ha contestato di aver partecipato a questo. Perché mi accusa? Se ci sono delle ragioni specifiche ancora di No, no, i 20 anni. Bisogna dire a Abbadino perché mi accusa da omicidi. E stavo in galera, non lo chiedevo mai. Abbadino mi accusa per un omicidio come si chiama? Nicolini, no? E lei mi ha chiesto perché l'accusa. Dopo lei ha chiesto, Abbadino, che mi stai a raccontare? Dopo 3 mesi fa, ah sì, adesso mi ricordo, stava detenuto. Allora, Abbadino mi accusa per un omicidio. Di Nicolini. Dopo 3 mesi, nel 78, dopo 3 mesi che ha fatto questi verbali, io ho fatto l'omicidio insieme a Paradisi, così, ha raccontato tutta la storia. Dopo 3 mesi fa, adesso mi ricordo, Paradisi stava detenuto. Chi ha detto? Se lo poteva ricordare pure 3 mesi. Dopo 3 mesi però, allora bisogna domandargli perché,
Bisogna domandare perché mi accusa. Nessuno mai gliel'ha spiegato. A Badino? A me nessuno ha mai dato qualche ragione che faccia a Badino. Io la ragione me la so fatta. I suoi vent'anni. I suoi vent'anni che lui deve fare, le sue denunce che lui ha preso insieme a me, io sto affrontando un processo, no? Mo ne devono affrontare un altro, e io sto in galera da 3 anni e oltre, e lui invece sta in giro, bello, libero, come già l'hanno incontrato. E questo è il paragone, eh? Sì, ci sta pure Carozzi, poi ci sta Proietti, ogni tanto... C'è una persona che l'ha accusato dell'omicidio Carozzi, chi era questa persona? Era Lucioli. E dell'omicidio Proietti? Sempre Lucioli. Lucio... E lei in quel periodo... Ero detenuto. Adesso a Badino. In altre due occasioni, sia nel mezzo processo, sì, sia in questo processo, sì, lei non ha detto immediatamente che era detenuto? No. Perché lo ha fatto? E tanto mi portano sempre in causa. È inutile che gli dico le cose. Perché se io dico non l'ho fatto, per loro l'ho fatto. E allora andiamo in causa, dopo la Corte giudicherà, no? Non è che mi mandano a casa, se io dico no. Durante il vecchio processo della Barra della Magliana, ha partito bene in aula? No. Durante quel processo, praticamente, ha partito queste dichiarazioni contro qualcuno, in particolare verso di lei? Mi chiamo, ricordo. Non ho capito. No. La Patina, nel processo da parte della Patina, con sentenza del 86, prese dichiarazioni contro qualche imputato, accusò qualcuno? No. Dal periodo, finito quel processo, 86, fino al momento della cattura, dell'ordine di cattura di sua procura, di Roma 88, sì, lei ha mai più visto la Patina? No. Dal 1988, quando fu scarcerato, la tribunale della libertà per quell'ordine di cattura annullato, fino a quando è stato ricatturato in questo processo, lei ha mai incontrato il bambino? No. Ha incontrato qualche parente del bambino? No, forse il padre, ma non credo, perché non è una conoscenza di bar, i nulla facenti, dove si radunano? Ai bar. Ciao, come stai? Che fai oggi? Niente. Tu che fai? Niente. Ecco, donniamo a mangiamo, vediamo. Ecco qual è la conoscenza di Abbadino. Poi, dalla conoscenza fai i reati, penso che una montagna ci sarà, Ricordando sempre dietro, dopo la scarcerazione dell'88, sì, come no, ho fatti tutti io l'anni. Lei ha cercato per scrivere poi in mezzo a Sulluna? Sì, a Siena. Ecco, a Siena che faceva? A Siena ho messo su un altro negozio dei tavoli di marmo, eppure qui l'avevamo richiuso. Eppure è durata i 2 anni che non mi hanno spiccato i mandati di cattura, alla fine mi hanno bevuto. Quindi praticamente ininterrottamente fino all'attuale cattura lei ha svolto attività territoriale? Certo, quando non mi bevono le svolgo, una volta che mi arrestano. Io insieme a mia moglie e a mio cognato pure sono messo. Sì. Te, ce n'ho uno. 5 anni. Fa 5 anni adesso a gennaio, perciò l'ho lasciato che ancora. Ultima domanda. Se si ricorda comunque documentata,
nel 1978, quando il 50 processuale, lei ha subito detenzione? Ma io entravo e uscivo, perché io andavo a rubare. Io rubavo, che potevo rubare? Rubavo una rosa, una radio, una macchina, ma che mi davano? 6 mesi, 7 mesi, entravo e uscivo, adesso che non esco più. In particolare, lei è intervenuto per ordine di carcerazione per giorni 18, dal 30 marzo 88 al 17 aprile 88. Per un furto. Fu nuovamente riarrestato nel giugno 88 per altri 3 mesi. Per un altro furto, ma sempre quelli, furti, furti. Qui siamo arrivati dai furti agli omicidi.